Non possiamo usare nulla di sto video. No, perché comunque. Diciamo che. Telefono a casa. Per chi non lo sapesse, ci facciamo inviare dei numeri da voi abitanti della Valle Spaziale e poi ogni tanto quando abbiamo tempo vi telefoniamo. Se rispondete Space Valley noi parliamo con voi, se non rispondete Space Valley noi non parliamo con voi. Vi buttiamo giù. Tutto questo con l'anonimo. Tutto questo con l'anonimo. Eccetera. Potete anche continuare a mandarci il vostro numero di telefono sulla nostra pagina Facebook che trovate in descrizione. Noi ogni tanto chiamiamo, quindi a caso chiamiamo anche le a volte anche le poste. C'è gente che dice sempre che risponde Space Valley a tutti i numeri anonimi, esatto, al corriere, alla nonna, al vicino. Noi diciamo mandate i numeri, poi non sappiamo dopo quanto vi telefoniamo. Voi dovete allenarvi, vi arriva una telefonata da vostra madre. Space Valley. Space Valley, dubbio, fate sbagliate. Adesso andiamo a trovami un nome importante. Noi scoviamo i nomi, cioè, io volevo un Bruno, c'è un Bruno. Vi chiederete come scelgono i numeri. Oddio. Ragazzi, chiamiamo lui. Ce l'ho. È andata. Lui. Falla fintissima. Stiamo per. È la quarta volta che la rifacciamo. Stiamo per telefonare a Laughi. Dai. Laughi. 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 Numero? Si pronuncia 366. Ma esiste sul serio Laughi? Laughi. Deve rispondere Space Valley, altrimenti gli butti anche il telefono. Sì. Dai, scusa, ma è così. Pronto? No! Un po' tardi. No, mi dispiace. Buona estate. Ciao, ciao. Ciao. Buon mare. Troppo tardi. No, non mi fregava niente. Vabbè, ho perso. Se hai fatto una ragione. Giustamente. Vabbè, giustamente. Chiamiamo Frank. Chiamiamo Frank. Chiamiamo Frank. Non risponderà mai. Non risponderà mai a un anonimo. Chiamiamo Frank. Se risponde Space Valley, però è strabello. Questo è Davide. Vediamo se Frank è abbastanza di Bologna. Frank non delude mai. Ma non risponde. Non è venuto alle riprese. Frank risponde Space Valley di sicuro. Siamo noi. Frank è una persona seria, non risponde ai numeri privati. Ma è morto nel letto. Frank è collassato. Ancora. No, basta. Richiama. Delusione, Frank. 347. Ha sempre dei nomi che non so pronunciare. Frieda. Frieda? Stiamo Frieda. Telefonando. O Frida. 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 Frida, ma ha sbagliato. Non sa scrivere il suo nome. Santo almeno, sono tutti un po' sborni. È domenica mattina. Ma sono tutti effettivamente domenica mattina, non è che. Ho scelto Francesco perché Francesco risponde. Vedrete. A comando. Risponde a comando. Mi fido dei Franceschi. Dai, Fre. È un cretino, lui si chiama Francesco. È vero. Io mi fido dei Franceschi. Bravo. Dai, Fre. Pronto? No! Francesco. Pronto? Siamo qui in Space Valley, ma dobbiamo metterti giù. Niente, ciao ragazzi, ciao. Space Valley. Cosa hai detto? No, no. 380. Stiamo telefonando a Veronica. Ciao Veronica. Devi rispondere a Space Valley. Dai, Veronica. No! Buttato giù! Vabbè, però ci devi credere, cioè non è che puoi fare delle speranze e metterci giù. È così, giovani docci, gettano la spugna troppo in fretta. Veramente. Simone! Dai, ce la facciamo. Simone. Tra l'altro Simone da Casalecchio, è un compaesano. È vicino a Bologna, Casalecchio. Risponde lui, perché a Bologna siamo reattivi di solito. Sono tutti collassati. Segreteria telefonica. Siamo prima o poi la segreteria telefonica risponderà a Space Valley. Space Valley, esatto. Sembra di essere in un mondo apocalittico in cui non c'è più nessuno che risponde. Giorgia. Dai, Gio. Ti stavo aspettando. Dai, Giorgia, che si risponde. Ce la facciamo, ce la facciamo stavolta. No. Giorgia. Volevo ballare per te, Giorgia. E invece? Sì. No. Siamo Space Valley, però non hai risposto giusto. Ma sì! Dai, cavolo! Ti dobbiamo salutare! Ciao Giorgia! Ciao Giorgia! Ciao! Buona domenica! Stava piangendo! Lei! 3-3-4? Tagliato tutto! 8-5-6! 7-4! Questo lo mettiamo in mezzo!
Space Valley. Ma dormono tutti? Tutti morti. Tutti morti, epidemia. Apocalisse. Beh, immaginati la storia. Cioè, la storia. Tu sei in post-sbornia. Ti svegli al telefono e te è un numero anonimo. Sì, è vero. Però cioè, dovresti pensare, Space Valley. Però nel senso, sono loro che ce lo mandano, eh. Non costringiamo nessuno. Te lo puoi aspettare. Grazie. Come avere un cane che sbatte le mani in testa. No, un pennuto che ti decolla in testa. Marta! Marta. Pronto? No, Marta! Dai, Marta! Pronto? Siamo Space Valley, Marta. Ah, ciao! No, dobbiamo metterti giù purtroppo. Ciao, non hai detto rispondere bene. Aspetta, visto che si chiama Marta, vuoi dirci qualcosa che fa rima con Marta? Ti diamo questa possibilità. Salta. Mi era venuto in mente anche a me. A me spacca. Ciao Marta, ciao Marta. Ciao Marta. Ragazzi, stiamo girando un ET telefono a casa, ma non risponde nessuno. Allora, noi chiediamo... Nemmeno Frank ha risposto. Frank l'abbiamo chiamato, non risponde. Chiamiamo la gente, non risponde. Chi dobbiamo telefonare? Le poste? È domenica, non rispondono neanche quelle. Maria Iside. Maria Iside? Bellissimo. Chiamerò mia figlia così se mai avrò una figlia. Io la chiamerò solo Iside. E io Maria, allora. Sento la sento. Anch'io. Ci siamo. Oddio, li speravo. Aspettava da giorni. Da quando? Da mesi. Oddio, che bello, vi giuro. Oddio. Quanto tempo fa ci hai mandato il numero? Quanto tempo fa ci hai mandato il numero? Morta. No, è boh. No. Ragazzi, no. Maria Iside. No. Maria Iside. L'abbiamo uccisa. Rimane in vita. Ragazzi, è morta davvero. No. Aspettate. No, c'è, aspetta. La richiamiamo. Avete dei problemi di linea, questo è il problema, ha cambiato operatore. Adesso proviamo a telefonare a un'agenzia funebre. Esatto. Per organizzare il... Io pinto. Iside. Ci eravamo ormai affezionati. Che bel nome Iside. Sì. Maria Iside. Isildur. Vabbè, non sei per noi, sei bravissima, ma bastava il primo. Le regole vanno rispettate. Era giusto. Lo sapessero anche gli altri. Cavolo, davvero brava. Sei tipo. Sei tipo la. Sei almeno il settimo, ottavo numero che viene più. Sì. Ma sono il primo a rispondere perfettamente. Sì, l'unica soddisfazione. La domenica mattina. Perfetto. Ma quanto tempo fa ci hai mandato il numero? Ecco, a posto. E bello. Quante volte hai risposto al telefono Space Valley a gente che non eravamo noi? Nessuna. Ah, brava, bravissima. Sarà preparata? Un colpo sento. Nessuna. I casi sono due: o ti schifano quelli che fanno le televendite che chiamano con l'anonimo, oppure sei molto brava tu, allenata. Oddio, fantastici. Ho visto il vostro video prima. L'ho lasciato di slide. Ascolta, Maria Isildur, da dove vieni? Proprio degli scacchini di merda, delle merendine, veramente. Ci ingannano. Dario, questo è il fatto che fai sulla gente. Fanno questo effetto le multinazionali, tranquilla, un giorno ce ne libereremo. Te lo prometto, Iside, ci libereremo insieme. Ma perché non sei in coma da domenica mattina e sei così vispa? Esatto. Noi siamo in coma. Sì, ma dacci molto. Una risposta. No, in effetti anch'io sono un po' in coma perché dato che faccio teatro ho fatto tipo le prove fino a mezzanotte, una cosa del genere. Quindi sabato sera alternativa. Per tutti i giorni, una cosa indecente. Spamma il tuo gruppo di teatro, dai. Dai, spamma un po'. Sì. Vai. Kebab. Aspetta, silenzio. Chicago, la città, sì, ci vado spesso. Chicago, ok. Sì. Tipo, Mary Sunshine, ho il capone. Oh, mio Dio. Cosa sta succedendo? Iside, ti devi calmare. Non c'è ancora, aspetta, di nuovo, durante il processo. Cosa? Comunque, mi presento, mi chiamo Iside. Ciao. Ciao, Iside. E sono di Arezzo, in Toscana. Arezzo. Sentito. C'è qualcosa che vuoi dire al mondo che ci sta guardando in questo momento, oltre alla sviolinata che hai fatto di Chicago? Di Chicago, esatto.
Ah, tutto il mondo suca. Vuoi dire qualcosa a tutto il mondo? Tutto il mondo suca. Saluti a tutta la valle spaziale. Poi si dice riverenze. Aspetta. Cioè neanche l'hai detto giusto. Sei di Arezzo? Sei di Arezzo? Sono di Arezzo. Che sì. Quartiere sostieni? Alla giostra del Saracino? No, ma conosci la giostra del Saracino? Certo, è casa mia. La organizzo io. Rosso verde, porta crucifera. Ok, vabbè, la consideriamo come spam del teatro. Va bene. Ma chiamatemi se volete la comparsa in qualche video. Io no, io volevo chiederti ufficialmente se volevi entrare in Space Valley dopo questa telefonata. Sì. Ci fai le intro. Al posto di Frank. Sarebbe un onore. Va bene, Iside, grazie mille. Iside o Maria? Iside, Maria, cosa come Maria si chiama? Iside. No, Iside, Maria Iside è il nome di battesimo, però... Però hai scelto di usare solo il secondo nome, non il primo. Beh, bello, Iside, bellissimo. Complimenti ai genitori. Il mio nome, lo so. Grazie mille, Iside, simpaticissima. Ciao, Iside. Radio, simpaticissima. Addio, Iside. Ciao, buona giornata. Ciao, Iside. Ciao. Meglio non poteva capitare. Sono di super bello, buon umore adesso. Sì, ragazzi, però ho avuto paura. Sì, io ho paura. Cioè, è questo amore, paura. Non ho capito il nesso. Chicago, e poi ha cominciato a schizzare su tutto. Lei ha detto, io faccio il giornalista in Chicago, che è un'opera teatrale, penso. Ok. E ha recitato la sua parte. Esatto. Però non si capiva niente. Però ragazzi, simpaticissima. Io pensavo che lì fosse. Ci sei piaciutissima, veramente. Chiuderei il video così. Continuate a mandarci i vostri numeri. Rispondete, Space Valley. Sì, rispondete. Dai, già è un buon punto di partenza. Poi ci mettiamo un po'. Non come Frank. Ci possiamo mettere un po' di tempo a chiamarvi, ma mandateli. Prima o poi chiamiamo. Prima o poi chiamiamo. Tutti. Ciao! Ciao, Iside. Ciao, Iside. Ah.